Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Mafia 2. Qua ti vedremo con la storia principale, o la trama principale, perché tanto sono ancora, che penso che dopo aver completato tutta la trama principale, credo che porterò anche i DLC di Mafia 2, credo. L'avevo già detto, comunque finita tutta la serie gameplay di Mafia 2, credo che porterò anche, credo che porterò God of War 3 Remastered oppure qua qualche altro gioco, non lo so. Ok, capitolo 11. Vedo che piano piano ci stiamo avvicinando al finale, credo, non lo so. Che cazzo è? Vedi chi. Ok, vedi chi è alla porta. Ok, sempre. Ehi, Vito. È tanto che non ci si vede. Già, un bel pezzo. Che vuoi, Harry? Un drink. Prendiamo la mia macchina. Ok, dovevo andare in macchina con Harry. Beh, immagino saprai che Clemente è morto come tutti gli altri. Senti, Vito, so che Falcone c'entra in qualche modo. E ho paura che voglia eliminare anche quello che rimane della famiglia. E per chi dovrebbe interessarmi? Beh, sì. Senti, sul fatto che te ne sei andato, mi dispiace per quello che ti ha fatto Clemente. Ha avuto quello che si meritava, giusto? A me non me ne frega niente di quel vecchio bastardo. In effetti posso tranquillamente lavorare per Falcone. Mi stai dicendo che vuoi unirti a noi? Sì, e dato che lavori per lui, ho pensato che forse potevi mettere una buona parola per me. Ma sicuro? Ok, dove? Io garantiremo per te. Grazie, Vito. Ti devo un favore. Allora, come va la vita? Prima o dopo che la metà di quelli che conosco è morta? Quella storia all'hotel. Immagino che tu non ne sappia niente, vero? Non so di cosa stai parlando. Strano, perché hanno ammazzato un amico di Joe nel parcheggio quel giorno. Quindi immaginavo che c'entraste voi due. Amico di Joe? Di chi parli? Sai, quella minchia di ragazzino che veniva sempre con Joe da Freddy. Come si chiamava? Mickey, Stava parlando Mikey, di come Marty. minchia si chiamava? Vuoi dire Marty? Sì, è lui. Ha una voce uguale a quella minchiona di Minnie. Sì, ne ho sentito parlare. Quindi sei sicuro di non essere stato là quel giorno? Sei sicuro? Mettiamola così. Joe e io ci stavamo occupando di una cosa per il nostro capo quel giorno. È tutto quel che posso dire. Sai cosa? Comunque sia, non importa. Ma fammi un favore, ti va? Sì, sicuro. La prossima volta usa qualcosa di meglio di quei baffi finti del cazzo. Ti ho riconosciuto da un chilometro. Senti, possiamo evitare di parlarne adesso. Anzi, non parliamo più. Non preoccuparti, avete fatto quello che dovevate. Hai mai pensato che forse questo non è il tipo di lavoro adatto a te? A dire la verità, no. Questo è ciò che sono, ed è ciò che so fare. Già, e suppongo che sia molto più redditizio fare il fottuto autista di taxi. Stavo pensando di lasciare la città dopo l'affare all'hotel, ma per andare dove? E a fare che? Ecco perché sono venuto da te. Così ero la tua ultima spiaggia, eh? Grazie. Ma tanto per sapere, come mai sei venuto da me e non da Joe? Beh, insomma, Joe è un tipo a posto, ma non è esattamente la persona a cui affiderei il culo, mi capisci? Sì, beh, non posso certo darti torto. Ok, il tragitto non è molto lungo, credo. Non so quanti capitoli mancano per il finale di Mafia 2. Ma come siamo già a capitolo 11, credo che non dovrebbe mancare molto al finale. Certo che porto anche i DLC, credo. Quelli non so, probabilmente non mancheranno. Oddio, di là, di come il semaforo rosso, porca miseria.
Andiamo qua. Vedo che... Dai che siamo vicini. A parte se tagliavo questo pezzo tagliavo i dialoghi. Cioè se tagliavo questa parte tagliavo anche i dialoghi, poi non so. Vabbè. Scendiamo. Dio. Ehi. Ciao, Vito. Hai quei soldi per me? Tengo sempre la parola, no? Ecco qui. Non spenderli tutti in una volta. Grazie. Dov'è Joe? Era qui prima, ma poi se n'è andato. Pareva incazzato. Ultimamente pare sempre incazzato. È come dargli torto. Senti, devo parlarti di una cosa. Cosa? È importante. Ho da fare convincere al momento. Vuole attaccarci, non sappiamo come o perché. Devo pensare a questa cosa. Beh, allora dovresti ascoltarmi. Va bene, dimmi, ma fai in fretta. Mi ha chiamato uno che lavorava per Clemente. È preoccupato. Non sa se daremo la caccia al resto degli uomini di Clemente. Beh, non è. Per quanto ne so, il capo non è in mente nulla in questo momento. A meno che non facciano qualche stronzata. Ok, beh, il tipo mi ha chiesto anche se può lavorare per noi. Sì? E chi? Un amico tuo, per caso? Ho fatto qualche lavoro con lui per Clemente. Ci sa fare. Ok, digli di passare. Beh, veramente adesso lui è già qui. Davvero? Va bene, vallo a prendere. Lui è Henry Tomasino. Henry Eddie Scarpa. Piacere, signor Scarpa. Non mi chiamare signor Scarpa, gli amici mi chiamano Eddie. Siediti, Henry. Allora, Vito mi ha detto che vorresti unirti a noi. Sì, sono senza lavoro. E quello che è successo è acqua passata. Bel modo di pensare. Prima dimmi una cosa, Henry. Clemente e Vinci progettavano qualcosa contro la nostra famiglia. Ok. Di solito tengo il naso fuori da ste cose. Ma una volta ero con Luca Gurino da Leo Galante e Luca continuava a dire che Falcone era coinvolto in certi affari sporchi e che si doveva fare qualcosa per sistemarlo. Penso volesse mettere Vinci contro di voi. Pezzo di cornuto. Scommetto che parlava di gioca proprio mentre la spacciava lui. Lo sa che Vinci è contrario a quella roba. Probabilmente è riuscito a fregare il vecchio. È per questo che vuole muoversi contro di noi. Dobbiamo colpire per primi. Ancora? Ehi, se non ci muoviamo noi lo farà Frank. Prima dobbiamo liberarci di Galante. Senza di lui, Frank è fottuto. Volevo che ne restassi fuori, ma non ho nessun altro che possa fare un lavoro come questo. Ora, secondo me questa può essere l'occasione perfetta per mettere alla prova Henry. Che ne dici, Henry? La senti? Se il lavoro fatto sarà dei vostri, sicuro. Esatto. Occupati di Leo. E tu che mi dici, Vito? Se vai con Henry per vedere che tutto fila liscio, mi fai un grosso favore. Non è che devi ucciderlo tu. Basta che vai lì, aspetti che finisca e poi torni. Ma se non ti sembra giusto, posso sempre chiedere a qualcun altro. Che ne dici? Mi spiace, Elti, non posso farlo. Leo è stato come un padre per me, Canela. Sì, capisco. Mi sa che te ne dovrai occupare da solo, Henry. Puoi prendere qualcuno se vuoi, ma dobbiamo fare in modo che nessuno sospetti di noi. Leo vive a Highbrook. Capito, non preoccuparti. Sarà fatto oggi. Ok, meglio se ti muovi allora. Ci vediamo, Eddie. Hai fatto bene a portarlo qui. Anche se fa tutto a puttane, non sospetteranno di noi. Non credo che manderà tutto a puttane. Meglio così. Beh, Vito, non c'è altro per te oggi, ma fa un salto qui domani, ok? Sì. Ci vediamo, Eddie. Ciao. E ok, di tagliare questa parte, non so quanti minuti ho registrato ancora. Dio, 3.000 dollari. Avverti Leo. Ah, è Leo Galante. A presto, signor Scraper. Oddio, ma la nostra auto dov'è, porca miseria? Vabbè, scassiniamo. Porca miseria, la polizia! Beh, dai. Taglio questa parte e poi ci becchiamo quando siamo arrivati, va. Minchia, sei entrato! Fuori di qui! Ed eccoci qui, ragazzi! Sono io, Vito! Vito! E tu che minchia ci fai qui?
Abbiamo fatto appena in tempo prima. Vieni di sopra. Tempo che. Porca miseria. Vuoi bere qualcosa? Fatto per poco il tempo non era scaduto, ce l'ha provato già prima. Allora, raccontami. Falcone è tipo rimorto. Sta già arrivando qualcuno, devi andare. Che? E perché mi vuole morto? Ho sentito che Vinci sta pensando di attaccarlo perché Clemente ha mentito. Ha detto che faceva affari con Clemente. Mentito. Viti, Carlo Falcone fa affari con la droga, lo sanno tutti. Clemente ha cercato di prendersi la sua fetta e Falcone se n'è liberato. Ora vuole liberarsi anche di noi prima che ci muoviamo contro di lui. E tu come minchia lo sai? Ho le mie fonti. E tu perché sei qui? Perché? Ma ti stai rincoglionendo? Perché vogliono ucciderti per la morte di Dio? Smettila di parlare, vestiti e andiamoci! Liberiamoci di quelli che Carlo ha mandato a uccidermi. Siamo in vantaggio, no? Non sanno che li stiamo aspettando. Non posso, lo conosco. In realtà sono quello che gli ha trovato. Cosa? Hai ingaggiato un tuo amico per ammazzarlo? No, non proprio. Senti, non ho tempo di spiegare. Sarà qui da un momento all'altro. Ok, aspetta qui. Mi vesto. Troppo tardi. Sono qui. Merda, Harry non deve vedermi. Nascondiamoci prima che venga su. Ok, dobbiamo nasconderci, credo. Come faccio? Tipo dobbiamo scappare tipo dalla finestra. Il cortile d'arretro, ma ci serve qualcosa per calarci. Ragazzo, prendi delle lenzuola dalla lavanderia. E dai, imbecilli, Vito. Se non vuoi spararli, andiamocene da qui e basta. Va bene, tranquillo, Harry. Metti via la pistola e manda via i ragazzi. Vi spiegherò tutto. Ragazzi, aspettatemi fuori. Se non esco tra qualche minuto, venite a cercarmi. Dio, ci hanno scoperto. Sedetevi. Ma che sta succedendo qui? Harry, Leo è un amico mio. In prigione mi ha praticamente salvato la vita e mi ha accolto in famiglia. Non sapevo che Eddie voleva mettere una taglia su di lui. Dovevo avvisarlo. Sì, ho capito, ma io non posso mandare tutto a puttane. Se lascio andare Leo, Falcone penserà che l'ho fatto apposta e mi farà uccidere. Attenzione, Harry, sono tuo amico! Io per te lo farei, e lo sai! Questo non ha a che fare con l'amicizia, Vito. Sono affari, e se faccio cazzate sono finito. Non posso lasciarlo andare. Ho accettato il lavoro e devo finirlo. Se non vuoi guardare, puoi andare via. E non preoccuparti, non dirò niente a nessuno. Ascolta, Leo mi ha detto che sta succedendo tutto perché Falcone vende droga. Sta violando le regole e vuole far fuori quelli che lo sanno. E allora? Gli unici che non infrangono quelle regole sono Frank Vinci e Leo, qui. E non sono loro quelli che mi pagano. Vito, grazie di tutto. Ma ora lasciaci. Ho avuto una vita lunga e bella. Non ha alcun senso rischiare il collo per regalare un vecchio qualche anno in più. No, Leo. Ci deve essere un altro modo. Vito. Vai. Mi dispiace, Vito. Non dirò a nessuno che eri qui. Quando esci, cerca di non farti vedere. Ok, devo andarcene via da qui. Grosso favore. Cosa? Ehi, ragazzo. Leo. Vuoi da bere? Che è successo? Ho fatto un patto col tuo amico. Sparisco. Non c'è più niente per me in questa città da quando mia moglie è morta. E avevo comunque pensato di ritirarmi in un bel posto caldo. Bene, per prima cosa usciamo di qui, prima che il tuo amico cambi idea. Ok, dobbiamo tipo portare Leo Galante fuori da questa città, credo. Allora, dove dobbiamo uscire, porca miseria? Io non so dove devo uscire, porca miseria.
è di qua. Credo, non lo so. Di nuovo? Mi imbroglio con i tassi perché... Ok, di qua. Non so nemmeno qual è il pulsante per adesso, culo. Se non ti dispiace, portami alla stazione. Mi sono trovato bene in questa città, ma è tempo di dirle addio. Ci vuoi andare in pigiama? Sì, cazzo. Meglio vivo in pigiama che morto in giacca e cravatta. Vuoi dire a Frank quello che è successo? Certo che sì, ma non preoccuparti. Non farò il tuo nome. Avrai già i tuoi bei guai per questa storia. Grazie, Leo. Sai, questa cosa si è complicata in fretta. Ma è chiaro, Vito. Che ti aspettavi? Fai un giuramento, metti un bel vestito e poi è tutta una bella festa. Carlo è sempre stato un losco bastardo. Anche per quelli con cui lavora. Ho detto per anni a Frank di starci attento. E adesso che farei? Sparisco e lascio che le cose vadano come devono. Salgo sul primo treno per lo Steven. Faccio un paio di telefonate. E poi vado dritto in aeroporto per prendere un volo verso un posto caldo. Domani a quest'ora sarò su una spiaggia a sorseggiare uno di quei gin alla frutta con... Dentro l'ombrellino. Una cosa è certa. Se Carlo mi vuole morto, restare qui è come comprarsi un biglietto per l'obitorio. Sta lei esagerando? No, intendevo ritirarmi in ogni caso. Quando arriva alla mia età, Vito, tutto questo casino inizia a sembrarti inutile. Frank non cambierà mai. È un rissoso. Ormai dà ascolto alle giovani teste calde solo perché gli dicono quello che vuole sentirsi dire. Se intende fare lo sceriffo e mettersi a inseguire Carlo, può farlo anche senza di me. Eccoci qui alla stazione. Siamo arrivati. È stata una mia scelta, Leo. Tu hai solo accelerato un po' le cose. E poi, cos'altro potevo fare? Andare a lavorare al porto come il mio vecchio? Bene, eccoci qui. Grazie di tutto, Vito. Ma promettimi che non farai più il coglione come hai fatto oggi. Hai rischiato la pelle solo per concedere qualche anno di vita in più a un povero vecchio. Goditi la vacanza, vecchio. E ok, andiamo a casa. Direi di effettuare un altro taglio. Vedo che sto capito, non è che è durato tanto più o meno. E ok, effettuiamo un taglio, vai, perché il viaggetto sarà lunghetto, quindi ci becchiamo quando tornerò, quando sarò arrivato a destinazione. E rieccoci qui da base. Ok, è successo qualcosa. Non so cosa fare, non posso tornare a casa, non voglio vederlo mai più. Oh, che è successo? Vedere chi? Eric. Tuo marito, perché? Beve ed è sempre in giro a divertirsi. Non è che ti picchia? No, ma si vede con qualcuno, sono sicuro. Ma lui ti picchia, rispondi. Ogni tanto. Io lo ammazzo. No, ti prego, non fargli male, ho pensato che potevi parlarci, a te ti ascolterà. Dov'è? Non lo so. Ha un amico che vive a River Street, di solito è lì che va. Allora senti, ehi, quando stai un po' meglio, torna a casa, parlerò con lui. Se quel bastardo non torna a scusarsi, chiamami, ma non preoccuparti. Ok, Vito, ma non fargli male, ti prego. Non ti preoccupare, lo farò ragionare, ok? Ok, abbiamo terminato il capitolo 11, credo. Oddio, invece no. Continua il capitolo 11. Non è ancora finita. E... non so, direi di effettuare un altro taglio, non so. Credo di sì, perché il viaggio, vabbè, parecchio lunghetto, dai. Risparmio altri minuti di viaggi pallosi. Ed eccoci qui. Chissà dov'è l'appartamento. Ah, eccolo lì. Dov'è l'appartamento? Non so. Deve essere uno di quelli. Chi che dorme? Oddio, qua. Ho sbagliato casa forse, non so, boh.
bomba. Pure mi pare che avevo trovato la casa giusta, ma non lo so, boh. Appartamento di Eric, dovrebbe essere questo allora. Appartamento di Eric, non lo so. Dov'è Eric? Mi prendi per il culo? Con chi devo parlare? Dov'è Eric? Sei cieco? Si sta facendo la tipa contro il frigo. Dio? Eric, cosa cazzo okay. credi di fare? Sono occupato, ok? Speriamo che YouTube non mi censurerà. Sono occupato a prenderti cura di tuo amore, stronzo. Non mi censurerà il video gameplay per timidità o. Ok, dobbiamo. Dio, come cazzo faccio a schivare? Che meno male. Erano parecchi episodi che non ci improvvisavamo. Rocky Balboa. E io t'ammazzo. Va bene, sì. D'ora in poi te ne stai a casa, non ti droghi più, la smetti di bere e fai in modo che lei sia tanto, tanto felice. E se solo devo sapere che non lo è, cazzo ti trovo e finisco il lavoro. Mi hai capito? Sì. Ok, gente, la festa è finita. E non ci saranno più feste con questo stronzo, mai più. A meno che non vogliate che torni e faccia lo stesso a voi, capito? E torniamo a casa. Finalmente. Oddio. Credo che dovrei effettuare un altro taglio, scusate. Ah. Dio, proprio la pioggia, proprio. Guardate, è raro che piove su Mafia 2, non mi sbaglio. Vabbè, vabbè, vabbè. A parte che ma adesso non credo che il viaggio sarà abbastanza lungo, credo che. Non credo che. In questo episodio ho già fatto parecchi tagli, quindi non vorrei effettuare un altro taglio. Ho notato che il canale sta crescendo sia di iscritti che di visualizzazione, poi non so se è impressione mia oppure no. Ma se nel caso, non so, se nel caso, se mai raggiungerò i 1000 iscritti, non so, potrei fare qualche speciale 1000 iscritti, non so. Come consigliatemi qualche gioco per lo speciale 1000 iscritti, non so, perché... Stavo pensando tipo a qualche gioco particolare, proprio gioco proprio vecchio vecchio. Che va che nel crash. E torniamo a casa. Dio, il telefono. Vito, sono Francesca. Eric è tornato conciato male. Hai promesso che non gli facevi niente. L'ha fatto a botte. Tirava con gente davvero brutta. Ha chiesto scusa per tutto, Vito. Ha promesso che sarà buono con me. Adesso fa tutto bene. Lo lascerai stare, non è vero? Ehi, tutto quello che vuoi, ma se ti fa del male ancora, lo ammazzo. Ma ti senti, Vito? Io non ti riconosco più. Per favore, stammi lontano, hai capito? Stammi lontano e basta! Ok, possiamo anche riportarci e credo che finisce qui il capitolo 11. Oddio, però non riesco a trovare il letto però. Ok ragazzi, termina qui anche questo episodio di Mafia 2 e credo che al prossimo episodio faremo anche il capitolo 12. No! E non è ancora finita! Da fuoco a tutto quanto!
Avanti! Ora! Brucia! Stronzo italiano! Brucia! La mia casa! Ma porca cazzo miseria! E ci hanno bruciato la casa, ma vaffanculo! Ma brutti figli di puttana! Dobbiamo correre via, porca... E ci hanno ucciso. Non ci credo, io speravo di terminare qui questo episodio invece. Ma come cacchio faccio a fuggire da qui? Ma poi in mutande dobbiamo pure fuggire. Cazzo! Niente, dobbiamo fuggire così e scappare via dalla finestra. Ok. Corriamo. Prima che ci ammazzano. Niente, non abbiamo neanche qualche arma a disposizione. Okay. Niente, dobbiamo correre via prima che ci ammazzano. Non me l'aspettavo, no? Non mi ricordavo questa parte in cui bruciavano la villa di Vito. Ok, freghiamo un'auto. Oddio, tra l'altro fuggiamo in mutanda e in maglietta qua. Non ci credo, ci hanno bruciato la casa e abbiamo perso tutti i soldi. Dobbiamo anche fuggire qua. Dio, non è che ci stanno inseguendo, porca miseria. No. Cioè dai, ci hanno bruciato la casa. Sul serio. E dobbiamo tornare da giù. Oddio. Questo mi ricorda il fatto che... del fatto dei russi che hanno bruciato la casa di Roma, mamma mia. Porca miseria, ma quanto cacchio mi manca a giocare a GTA 4, mamma mia. Non so se mai ci sarà mai un reporting di GTA 4 su PlayStation 5, ma ne dubito, ma non lo so. Magari, perché se ci sarà mai un reporting di GTA 4 su PlayStation 5, probabilmente credo che potrei anche tornare a fare... Che saranno già passati 2 mesi che non faccio video con lo Gwen, poi non so se... mi piacerebbe oppure no che io torni a fare video con lo Gwen oppure no. Poi non so. Che ultimamente mi scoccio di fare video con lo Gwen. Non so se mai tornerò. Ok, è rosso qua. Non so. A parte che io non vedo nessun semaforo qua. Dobbiamo tornare urgentemente da Joe. Tanto non abbiamo soltanto perso la villa, abbiamo anche perso la casa. Cioè non abbiamo soltanto perso la villa, abbiamo detto, anche perso tutti i soldi che abbiamo tipo sudato con tanta fatica. Questi stronzi ci hanno bruciato la villa qua. Ok, dobbiamo tipo terminare così questo capitolo 11. E torniamo. Si riparte da zero. Porca miseria. Cioè, ci hanno bruciato la villa.
Oddio, dov'è la casa di Jobba? Ah. Dai, Joe! Non dirmi che non sei a casa! Andiamo! Non sarai svenuto, eh? Forza! Stai buono, arrivo, arrivo! Ma hai fatto un barbecue in mutande? Già, posso entrare? Oh, sì, sì, certo! Ti do da bere, vieni! Ci hanno bruciato la villa! Che cazzo! Bello, vero? Che minchia è successo a questo posto? Ora ha bevato un po' il mio covo. Che ne pensi? È davvero... diverso. Vero? Pensa che ho fatto tutto io. Allora, che minchia è successo? Vieni. Tutti i pazzi irlandesi. Gli irlandesi? E che hanno fatto? Hanno provato a farmi fuori. Che? E mi hanno bruciato la casa, cazzo. Figlia di bottana. Che intenzioni hai? Vuoi andare a occuparti degli irlandesi adesso? Certo che sì. Ok, calma, ti fatti un bicchierino e fammi fare un paio di telefonate. Guarda negli armadi. A meno che non vuoi fare giustiziere mutante. Grazie. Pensavo non l'avresti mai detto. No, il letto non è male. Oh, anche la cucina, Rosa. Lo so, ma mi serve un favore. Questo posto sì che merita di bruciare. Mi hanno bruciato la casa, voglio sapere chi sono e dove se la fanno. Ehi, se non me lo dici, te ne faccio pentire. Mickey Desmond. Come cacchio ci siamo messi? Ah, è lui. Questo spiega tutto. Dov'è adesso? Sì, sì, conosco il posto. D'accordo, grazie. E dove andiamo? Alla Isle of Tara, la loro base è Kingston. Dai, il resto te lo dico in macchina. Vabbè, credo che... dovrei anche terminare qui questo episodio perché sta uscendo un episodio fin troppo lungo, credo. Porca miseria, ci hanno bruciato la casa e non solo ci hanno bruciato la casa, eh. Abbiamo perso anche tutti i soldi. Non so, direi di terminare qui questo episodio e continuare il capitolo 11 al prossimo episodio, non so, boh. E beh, prendiamo la macchina. Forza, sale. Vabbè, dai. Mi sa che potrei anche terminare qui questo episodio perché ne è uscito comunque credo che abbastanza lungo. Continuo il capitolo 11 al prossimo episodio. Quindi termina qui anche questo episodio di Mafia 2. Il nostro governo è sempre tutto e ci becchiamo alla prossima.